ancora un giro concorrenti di vari gruppi, Cordi Est che transitando in questo momento sotto l'arco del primo giro. Bravi ragazzi, forza, ancora un giro. Stefania Casali del gruppo locale, gruppo Podisti di Trivano, ancora un giro, bravissima Stefania, 153, il tuo pettorale, 10:40 il tempo per il primo giro, ancora 2,5 km. Forza ragazzi, ancora un giro, ancora 2,5 km, 11 minuti, 11 minuti il vostro tempo. E vediamo che l'acqua del ristoro aiuta la concorrente con il 193, bravissima, ancora 2,5 km. Bravissima Maria, 135 ancora. 2,5 km anche per te. Forza, ancora un giro. 11:40 il vostro tempo. Forza ragazze, complimenti, brave! Brave ragazze, ancora un giro! Ecco in fondo la moto apripista, 16:40, ancora un 20 secondi per poter vedere la prima concorrente, è una proiezione di 17 minuti, 8:30 il primo giro. Eccola là in fondo, la vedete? E giustamente 8:30 anche il secondo giro, per cui... Con grande scioltezza Silvia Sommaggio ha condotto la gara, naturalmente non c'era motivo di dubitarne sulla sua vittoria, ha condotto la gara come ha voluto, già dopo lo sparo è partita veloce, ha distanziato subito le avversarie ed eccola vincitrice di questa nona edizione della notturna della Magnolia. Al secondo posto, al primo giro riuscivo a intravedere chi era la seconda, esattamente era Romina Fiorini, però non so se nel corso del secondo giro le posizioni di rincalzo siano cambiate. Vediamo adesso là in fondo se spunta qualcuno, come vedete il vantaggio e difatti è cambiato qualcosa. Ciao, e vedo la Marina Gorra, mi sembra, è lei, sì, a braccia aperte nel suo stile, Marina Gorra che sta per, ha superato la Romina Fiorini, quindi nulla da dire. Marina Gorra che ha vinto domenica scorsa la gara Rosolina Mare nel settore femminile, anche se modestamente ammette che non c'erano concorrenti di grande levatura. Quindi Marina Gorra va a piazzarsi al secondo posto, niente lo può di meno che dietro Silvia Sommaggio, eccola qua, Marina Gorra, e poi in terza posizione, posizione da podio anche quella, la Romina Fiorini. Ed eccola la Romina Fiorini che conquista la terza piazza, molto bene, gara bellissima anche da parte loro. E qui abbiamo la quarta.
Francesca Labianca al quarto posto. Bella anche la sua corsa, vediamo adesso l'arrivo di Elena Camali. E poi mi sembra di intravedere la Chiara Pacchiega ad incalzare. Ormai le posizioni restano queste, ma non vuole farsi raggiungere da chi la insegue. Quindi Elena Camali, la Chiara Pacchiega sta arrivando. Gli uomini per favore fuori dal tracciato, grazie. Bravissima la Pacchiega, poi abbiamo la Venusia Carpentieri e la Moira Campagnaro nell'ordine. Eccole qua le nostre atlete che tagliano il traguardo. Bravissima Moira. Ma mi sembra di vedere la Carla Faggin, il suo file, la sua andatura. Carla Faggin, ricordo a tutte che il ristoro lo trovate là sulla piazza, di fianco al tavolo dove avete fatto le vostre iscrizioni. Ed eccola la Carla Faggin, eccola qua. Anche per lei corsa conclusa, ottimo piazzamento anche questa sera per Carla Faggin. Mancano ancora 20 minuti buoni per la partenza del settore ad ultima sfida e quindi avete tutto il tempo per fare le vostre cose, il vostro riscaldamento con calma. L'importante è che siate pronti, su chiamata da questo microfono, a presentarvi nel punto esatto di partenza, che è poi quello dove sono partiti i piccoli e dove sono partite le atlete del settore femminile. Ecco l'arrivo di un'altra concorrente molto brava. Forza ragazze, ultimi metri, coraggio, bravissime tutte. Molto bene, brave brave tutte. Bravissima gara conclusa. Ricordo ancora il ristoro per tutte là in piazza dove avete fatto le vostre iscrizioni, dove poi passando nel sottopassaggio trovate anche i servizi e le docce a vostra disposizione. Qui c'è una volata a tre, vediamo, eccole qua, bravissime. Posizioni che restano così come sono negli ultimi metri, brave brave tutte. Anche voi il ristoro vi attende là sulla piazza della chiesa. Bravissime, brave tutte. Il ristoro vi attende là sulla piazza della chiesa dove avete fatto le vostre iscrizioni. Servizi e docce a vostra disposizione se lo desiderate. Passando di fianco al centro ricreativo, al sottopassaggio. Bravissime. E ne abbiamo ancora in gara in un bel gruppetto del gentil sesso che ha preso il via questa sera qui a Trivano per questa nona edizione della notturna della Magnolia. Abbiamo naturalmente anche chi va molto lentamente, ma a loro interessa solo prendere parte e gareggiare ad ogni gara, non importa il piazzamento per loro, l'importante è veramente partecipare. Forza ragazze, ultimi metri, ecco anche la Simonetta che due sabati fa ha organizzato insieme ad altri amici la gara a Dalvillara Veneta, gara molto bene riuscita al punto logistico. Ecco la Dana Picova, terminare anche lei la sua gara. Forza ragazze, ultimi metri, coraggio. Bene così, il ristoro, lo ricordo per tutte, vi aspetta sul piazzale della chiesa di fianco al tavolo dove avete fatto le vostre iscrizioni. Ultimi metri anche per la Mirka Bombardieri, forza Mirka! Dai che sei arrivata, molto bene! Bravissima! Ne abbiamo ancora lungo il percorso, lo ricordo, non